L'abbiamo attesa a lungo e finalmente è qui, Alfa Romeo Milano. E siamo a Milano, nella sede dell'Asci Club Milano, con Alejandro Mesanero, il papà. Ma soprattutto quello che ha avuto forse il compito più difficile, Alejandro, quello di fare le forme dell'Alfa, della nuova generazione, della prima Alfa Romeo elettrica, dell'auto che dovrà anche rilanciare i volumi. Quindi tante, tante responsabilità su quest'auto. La parte estetica forse è il lavoro più importante, perché sappiamo che la piattaforma comunque era condivisa, almeno il telaio, batteria, motori, sospensioni, con altri modelli, ma lì c'era tanto da lavorare. Assolutamente. Qual è stata la zona più difficile da disegnare? Un po' tutto. È facile, non avevo niente quando disegniamo delle macchine moderne oggi. Però direi che un vincolo importante è stato arrivare a un risultato aerodinamico buono, perché lì su una macchina elettrica stiamo parlando di autonomia, del range, del famoso range, e quello è importantissimo, perché è molto ansiogeno, no? Non arrivare magari a destinazione. Allora, la parte più importante, sì, il vincolo più forte è stato veramente l'aerodinamica, direi, sì. Parliamo del frontale. Allora, come è arrivata l'idea di fare il trilobo così scavato, che ovviamente è una versione, sappiamo che c'è anche l'altra versione più classica, la versione leggenda, però questa è quella più moderna, diciamo, quella tutta nuova. Sì. Come è venuta l'idea di scavare il biscione dentro il logo? Infatti questo... Molto lontano da tutto quello che abbiamo messo. Questo scudetto è la risposta a una funzionalità che sta cambiando. Perché? Perché fino adesso... Finora lo scudetto era una pressa d'aria per refrigerare il motore. Nel futuro non sarà così, perché abbiamo bisogno di molto meno di aria nel cofano, all'interno del cofano motore. Allora, questo scudetto che presentiamo oggi disegna la forma globale di uno scudetto, però l'interno effettivamente cambia, è più chiuso di quello che abbiamo, per esempio, griglia classica su una tonale. È diverso, è più... cambierà. È anche più aerodinamico, non mette tanta aria nel motore, che non serve essendo elettrico. Esattamente. Primo questa cosa, è vero che la Milano è una macchina elettrica 100%, però hai anche una versione ibrida che ha bisogno di aria. È per questo che questo scudetto, dicevo prima nella presentazione, è una transizione verso una nuova tecnologia. Okay. Probabilmente sulla prossima generazione, diciamo, parliamo di Stelvio per esempio, e dobbiamo fare anche dobbiamo evolvere questo scudetto, perché deve essere assolutamente chiuso, perché non ci possiamo permettere l'aria ad andare in dentro. E anche magari quello scudetto diventa un po' l'aria per mettere tutta l'ADAS, tutta la zona delle camere, delle sensore, eccetera, eccetera. Allora, direi che l'evoluzione, come sempre nel disegno, l'evoluzione stilistica parte di una parte della funzionalità. Quello che ci è piaciuto è mettere il biscione, la croce di Milano, di una dimensione più grande, perché graficamente siamo orgogliosi del nostro logo, e graficamente ti dà una modernità, una freschezza che magari uno scudetto più classico non ce l'ha. Detto quello, abbiamo uno scudetto che è più classico, più heritage, che è quello con la scritta Alfa Romeo bellissima sul frontale. Mi ricorda le mie macchine più belle del progetto, anche l'8C ha una cosa simile. Adesso parliamo dei fari. Allora, la parte superiore dei fari è, possiamo dire, vicina un po' alla tonale. Poi dopo abbiamo questa zona totalmente nuova che scende giù e fa una C. Sì. Ecco, come arriva questa C? Perché? Dove vuole andare? Come ci arriviamo? In una parte funzionalmente, anche come dicevo, hai bisogno di una pressa d'aria in questa zona qua, e se la metti nel body color fa un po' pasticcio, no? Allora, però non è quella la ragione fondamentale. La ragione fondamentale è che volevamo uno scudetto che si espande lateralmente per incontrare i fari, i progettori anteriori. Allora, è una, diciamo, mischiamo lo scudetto con il faro, da alcuna maniera. È un'espressione un po' diversa. Da continuità a tutta la zona. Integrazione, coerenza a tutta la zona.
permette anche di annegare la presa d'aria, che in questo modo non si vede, sparisce. Esattamente, esattamente. Anche questa orizzontalità, secondo me, è molto Alfa Romeo. Quando pensiamo, per esempio, a una Giulia GT, hai queste linee parallele della carrozzeria, del cofano e della parte inferiore della calandra, no? Allora, volevamo veramente lavorare sulla orizzontalità, non tanto sulla verticalità o delle cose più sul lato della macchina. È una macchina che ha uno sguardo molto determinato, con carattere, sta guardando quello che hai in fronte a te. Bello, ben riuscito, ti è piaciuto molto la coda tronca, questa sorta di labbro sfuggente che dà dinamismo al posteriore, già visto in vari SUV, insomma, ma comunque normale, richiama anche gli anni 60, 79, la TZ in parte, questa coda tronca sfuggente, maniglie un po' stile 156, insomma, troviamo elementi di Alfa Romeo. La cosa invece un po', tra virgolette, diversa sono i cerchi. 33 stradale, abbiamo visto il disco, quello telefonico, e la stessa cosa c'era anche nella tonale, quel cerchio con tutti i fori, e qui abbiamo questa sorta di quadratoni come delle Q. Sì, questa scelta di cerchi, perché uno degli stilemi di Alfa Romeo è il quadrifoglio, no? Siamo d'accordo? Sì. Allora ci siamo messo in testa, perché non facciamo un cerchio che ricorda a un quadrifoglio? E infatti è un quadrifoglio. Sì, sì. No, non esistono i cerchi con quattro razze praticamente nel mercato. Allora l'idea, l'ispirazione, il punto di partenza era questo quadrifoglio che anche te lo fa, diciamo che funziona da un punto di vista di peso, perché passi da 4 e 5 razzi magari a 4, allora funziona e secondo me è molto iconico, no? Sulla 33 è bello, è aggressivo, è sportivo, sì. Lascia tutta la pinza di sì. Vista, sì. E poi è anche leggero. Sì. E sulla 33 stradale abbiamo una che, no, magari non è ancora, sì, sì, una che è molto molto simile. Allora fa parte di tutta una strategia, di una filosofia di cerchi nuovi per l'Alfa Romeo. Perfetto, da qui, da Milano, per è tutto, aspettiamo di vederla da vicino, aspettiamo di provarla, succederà nei prossimi mesi, speriamo anche di vederla sulle strade di Milano, di Roma, sulle strade italiane. Ringraziamo e soprattutto facciamo i complimenti a Leandro Mesonero per l'ennesimo lavoro. Beh, non facile, grazie questa volta. Grazie un po'. Grazie.